Una cerimonia in forma ridotta a causa delle limitazioni per l'emergenza sanitaria, quella che stamattina in Piazza del Plebiscito a Napoli ha celebrato la festa della Repubblica Italiana. Non mancavano comunque le autorità civili, religiose e militari che hanno omaggiato l'alzabandiera, a partire dal prefetto Marco Valentini e dal sindaco di Napoli Luigi De Magistris, ed anche il pubblico, anch'esso in forma ridotta ma partecipe. La giornata della presenza dell'amministrazione in una città che pur con le dovute cautele comincia a riaprirsi è proseguita poi con la visita del sindaco al Museo Civico del Maschio Angioino, che riapre dopo Capodimonte ed insieme al PAN, segnando quindi altri passi importanti verso il ritorno alla normalità. Prima però sindaco e prefetto si sono recati nell'area monumentale del cimitero di Poggioreale insieme al presidente provinciale dell'Associazione Nazionale Partigiani Italiani Napoli, Antonio Amoretti, per ricordare con un omaggio floreale la figura di Vittoria Tito Manlio, tra le 21 donne elette all'Assemblea Costituente legata alle vicende della storia politica nazionale e della città di Napoli nei primi decenni della Repubblica Italiana. Un modo per ringraziare e ricordare tutti coloro che hanno reso possibile la Costituzione della Repubblica. Sindaco, ieri il TAR si è pronunciato su questa contesa, diciamo, tra ordinanze. La sua ordinanza è stata sospesa per quanto riguarda gli orari della movida. Lei ha detto c'è qualcosa che non va, comunque chiederemo l'intervento del governo. No, ma il governo è già intervenuto, guardi, potete prendere anche la registrazione dell'incontro dei sindaci col Presidente del Consiglio. Il governo ci ha dato pienamente ragione. Siccome stiamo di fronte a chi non vuole cooperare lealmente con le altre istituzioni, ci sarà un intervento normativo, ma qua non è un capriccio, una contesa personale, guardi, è addirittura un dato scientifico. La nostra ordinanza, che rimane in vigore, quindi non è stata dichiarata inefficace, è chiaro che di fronte a orari diversi non si può lasciare in balia della schizofrenia di qualcuno, il cittadino, il commerciante, ma la nostra ordinanza tutela maggiormente la salute, perché ormai tutti i medici dicono che se stiamo in più luoghi c'è meno assembramento, se evitiamo di stare nei locali ma stiamo fuori c'è minor rischio di contagio, quindi il mio non è un diritto, è un dovere di tutelare i napoletani e anche di far riprendere l'attività economica e sociale. Ormai tra qualche ora gireremo per tutta Italia, qualcuno mi deve spiegare perché un presidente della regione ogni giorno chiama il governo perché vuole andare a votare domani e poi costringe i napoletani e Campania alle 22.05 di non poter portare una bibita o un cibo fuori da un locale, non capisce nessuno. Quindi di fronte a questo caos, visto che oggi è la festa della Repubblica, Repubblica significa res pubblica, significa stare insieme, e senza i sindaci e quindi senza le comunità il paese non riparte. I sindaci sono uniti, il governo ci ha dato ragione, i ministri anche che ho chiamato ieri hanno detto che abbiamo perfettamente ragione. A me dispiace solo per gli operatori economici e i cittadini che vengono considerati colpevoli. Per il resto al TAR avremo ragione, perché il TAR ha fatto una decisione ovviamente d'urgenza e la comprendo pure, perché altrimenti di fronte a due orari diversi, nel momento in cui la regione motiva per ragioni sanitarie, che non è poi così come ho spiegato adesso, che può fare il TAR in poche ore. Quindi poi nel merito vedremo chi ha messo a posto la Costituzione e chi sta abusando del suo potere. Sindaco, intanto domani è il 3 giugno, non sono arrivate indicazioni diverse, quindi si riparte tutti insieme nella mobilità fra regioni? Ma l'ho detto più volte, è il governo che deve prendere questa decisione, non è che la può prendere Fontana, De Luca, De Magistris, Sala, ognuno ha le sue opinioni. Mi sembra che i dati sanitari di ieri spingeranno probabilmente il governo in quella direzione. Semmai mi chiedo perché chi in questi mesi ha avuto a disposizione un fiume di denaro pubblico, cioè le regioni, non si siano attrezzate a tempo per fare test e tamponi per chi viene da regioni dove, come la Lombardia, dove l'infezione non è fortissima ma è ancora esistente. Noi ormai nel mese di maggio abbiamo quasi il contagio zero, abbiamo la media di un caso al giorno in tutto il mese, quindi un po' di preoccupazione è evidente che ci sia a Napoli, che ci sia nel sud Italia, però se il governo dice ci sono le condizioni per girare, proveremo a riprendere quella vita ordinaria che a Napoli tanto ce n'è bisogno, ed è per questo che io mi sto impegnando molto con tante delibere e tante ordinanze a tutelare il diritto alla salute ma anche il diritto a riprendere relazioni sociali, attività economiche, attività lavorative. Ultima cosa, oggi la festa della Repubblica, ieri il Presidente Mattarella è tornato a fare un appello all'unità in questo momento così difficile per il Paese. Ma non posso che essere d'accordo. Ci vuole unità fondata sull'armonia, sulla coesione, senza rancori, senza discriminazioni. Però guardi, l'abbiamo detto al governo, noi sindaci uniti e il Presidente del Consiglio ci ha dato ragione. Cioè senza mettere al centro il popolo
e quindi i rappresentanti territoriali, i sindaci, il paese non riparte, si rischia di andare nel caos, nel conflitto, perché noi siamo gli unici che possiamo fare un lavoro anche di mediazione sociale forte e di evitare che l'esasperazione diventi rabbia, che la rabbia diventa conflitto, che il conflitto diventa ordine pubblico, che ordine pubblico diventi questione criminale. E qua non è che abbiamo molto tempo, il governo acceleri, perché l'ho detto anche al ministro dell'interno, oggi ci mettiamo la fascia, ma la tentazione che ho è di darla al prefetto oggi la fascia.